Galatea che noi adoriamo e che sono scritti da Silvia Serreli. Adesso lanciamo la sigla e poi vi presentiamo tutta la nostra collezione. 3, 2, 1... Allora, vediamo la nostra collezione dei libri di Lea. Vi facciamo vedere anche i nuovi arrivati. Sì, che li abbiamo comprati pochi giorni fa. Questo. Allora, iniziamo dal libro che ha in mano Lorenzo e che si chiama E tu vuoi bene alla terra? Fai vedere un po' questo libro com'è. Ci sono diverse storie e ogni storia, aspetta che faccio vedere agli amici. Ogni storia parla di qualcosa che riguarda la terra, appunto. Abbiamo tutto nei libri ci sono 5 storie. 5 storie, io non mi ricordavo. Aspetta che facciamo vedere questo. Non sprecare, più bello. Riutilizziamo la carta. C'è troppa plastica, quindi in questo libro che vi fa vedere Lorenzo, noi genitori possiamo aiutare i nostri bambini a trattare dei temi importanti quali il riciclaggio, l'amore per l'ambiente ed altri temi legati alla terra. Sì, poi tu prendi quelli piccoli. Però poi vi devo dire una cosa che è molto interessante su questo libro. Noi che adesso ci siamo trasferiti, io gli scatoloni li uso per creare nuovi giocattoli e pignatte. Esatto, quindi fai del riciclaggio invece di buttare. Fai vedere il libro che hai tu in mano, che è il libro delle emozioni. Nelle scuole si è iniziato a trattare molto le emozioni. Anche all'asilo, quando tu eri piccolina, facevi un grande lavoro sulle emozioni con le maestre, adesso lo fa anche Anaïs. Questo libro ci può aiutare a capire le emozioni che noi sentiamo attraverso la piccola Thea. Allora, vediamo. Thea è imbarazzata, quindi possiamo conoscere che cos'è l'imbarazzo. Thea è gelosa, noi qui la gelosia la conosciamo già un pochino, vero? Poi fai vedere gli altri temi. Thea è felice, così impariamo a riconoscere che cosa vuol dire essere felici. Come noi che stiamo facendo questo video. E vi rende felici. E altre emozioni come la paura. Poi facciamo vedere il libro che ha l'Anaïs davanti. Tu vuoi fare prima quello del Natale? Questo noi lo aspettavamo tantissimo perché è stata veramente un'immensa sorpresa. Il libro con la storia di Natale di Thea, guardate che meraviglia! Ed è più grande rispetto a quelli piccolini a cui siamo stati abituati. Facciamo vedere un po' le illustrazioni. Non abbiamo neanche presentato Thea, è questa piccola bambina qui. Sì. E in questo libro Thea ovviamente è impaziente che arrivi il Natale, vero? Come tutti i bambini. Poi magari leggiamo una paginetta ai nostri amici che ci seguono. E poi di quelli grandi c'è anche Fa la brava Thea. In realtà ce ne sarebbe anche un quarto, che è una raccolta di tutte le storie che hanno avuto più successo, se non sbaglio. Noi non l'abbiamo comperato perché, come potete vedere, abbiamo già tutta la raccolta. Fai vedere questo, che storielle ci sono. Perché non mi ascolti, Thea? E anche qui i bambini. Questo qui è uno dei miei preferiti, perché c'è Thea che ruba la borsa della mamma e si mette tutto quello che c'è dentro. Che memoria che hai? Io non me lo ricordavo, vedi? E trova un rossetto e se lo mette, poi trova un cioccolato. Vedi, hai proprio ragione. Forse è uno dei primissimi che abbiamo letto. Poi si sta composti a me questo mi piace tantissimo. Per stare composti a tavola. Ah, ecco, vedi, non me lo ricordavo nemmeno questo. Sa che dobbiamo rileggerli tutti. Via le dita dal naso, Thea. Quindi, come potete vedere, anche qui sono tutti argomenti di vita quotidiana delle famiglie. E leggendo queste storie ai vostri bambini possiamo aiutarli a capire perché non è giusto fare determinate cose o come controllare certi sentimenti. Adesso iniziamo a presentare quelli piccolini uno alla volta. Sono tutti nuovi arrivati. Mi dai il telefono? Fai vedere bene agli amici. È questo qui. Questo qui
qui l'abbiamo preso dal Toys qualche giorno fa. Esatto. Poi Lorenzo ha in mano Ma io sono bella. Poi mettiamo qui quelli che abbiamo già presentato. Fai vedere bene la copertina, Anais. A chi piacciono le verdure? Quindi un libro per... A me piace questo. A te ti piace? Sì, per insegnare ai bimbi a mangiare le verdure. Sì, perché poi... fa la collanina con pisellini e carottine. Poi quello di Lorenzo è: perché devi lavorare? Anche questo molto interessante. Poi questo qui è stato uno dei nostri primi. Sì, quanto pesa una bugia? Che fa capire ai bambini come ci si sente quando magari si dice qualche bugietta. Poi Anais, quale hai? Tu hai sempre quello delle verdure. Sì. Lorenzo, cosa faccio se mi annoio? Anche questo è stato molto molto utile, anche visto il periodo storico in cui ci siamo trovati, far capire ai bambini che nessun tempo è sprecato perché si possono fare sempre tante cose. Poi, mi regalate un cucciolo? Questo è nuovissimo, nuovo. Lo dobbiamo ancora leggere, magari anche questo leggiamo due paginette dopo agli amici. Lorenzo ha: perché il buio è così nero? Questo bellissimo per i bambini che hanno paura del buio. Poi, fai vedere Lorenzo, a chi volete più bene? Questo molto interessante, se c'è l'arrivo di un fratellino o di una sorellina o se già ci sono dinamiche di gelosie tra fratelli e sorelle. Poi, e tu di che colore sei? Inutile dirvi che sono tutti veramente super interessanti. Poi, perché devo aspettare? E chi ha paura dei bulli? Questo è stato veramente utilissimo per noi quando Sofia ha avuto un po' di problemi con i bulletti a scuola. Sì. Questo libro l'ha aiutata a superarli. Allora, ognuno, facciamo così, ognuno sceglie il suo libro preferito e Sofia ne legge una paginetta, non di più, perché dobbiamo dire agli amici che tutti questi libri sono della Giunti Editore, scritti da Silvia Serreli con queste meravigliose illustrazioni. Quindi guardate, anche il prezzo è veramente super, 5,90 euro per questi piccolini. Quindi cosa devono fare gli amici se vogliono leggere i libri di Thea? Correre nelle librerie, ci sarà l'imbarazzo della scelta e ricordiamo sempre che leggere è bellissimo. Tu hai scelto quale? Fai vedere? A chi piacciono le verdure. Lorenzo quello del Natale e Sofì mi dai il telefono. Allora, inizia a leggere una paginetta di Mi dai il telefono. Tutti i libri iniziano con Io mi chiamo Thea e tu? Poi qui ci sono un po' di informazioni sulla piccola Thea che ha 6 anni. Però ovviamente nei libricini piccoli c'è solo una storia. Solo una storia, sì. Dai, inizia a leggere questa paginetta. Thea è in macchina con mamma e papà e sta guardando Bambola Kelly e le fate del bosco. Vediamo che Thea ha il telefono in mano sul cellulare della mamma. Basta giocare con il telefono per oggi, dai, proprio. Quante volte mamma e papà dicono basta telefono oggi? Sì. Vedete che succede anche alla piccola Thea, non solo a voi. Sì. Vai avanti. Ma uffa, stavo finendo di guardare il film, si lamenta Thea. Papà ha ragione, lo finirai di guardare domani, perché invece non facciamo un gioco insieme. Propone la mamma. Ecco, vedete che cosa dice questa storia. Già dalla prima pagina si capisce che non c'è solo il telefono, si possono fare 7 miliardi di attività. Quindi va bene avere un pochino il telefono per guardare qualche video, magari i bambini possono guardarsi i nostri video su YouTube, ma quando mamma e papà dicono basta, adesso arrivo Lorenzo, ci si inventa altri 1000 giochi da fare. Anais! Si può inventare dei giochi con le bambole. Esatto, cerca la paginetta che ti faceva ridere dove Thea si mette i piselli nel collo. Credo che sia la prima pagina. È la prima pagina, qui vediamo un classico esempio di bambino che non ha un buon rapporto con le verdure. Vediamo dove... Eccola! Eccola! Leggi questo pezzettino agli amici. A Thea le verdure piacciono moltissimo. I pisellini così verdi e rotondi sono perfetti per fare una bella collanina. Con le carote tagliate a rondelle, poi la tonnalina viene ancora più carina. Ecco come mangia le verdure Thea, guardate. Poi, Lorenzo, che cosa hai scelto?
questi? Quanto? Questo. Leggiamo ancora una paginetta, poi salutiamo gli amici, perché se li leggiamo tutti poi non vanno più in libreria. Sì. Leggiamo questo pezzettino. Questo. Due pezzettini. Questo. Mamma, quanto manca al Natale? Chiede Tea un pomeriggio. Natale arriva esattamente tra 25 giorni e sai cosa vuol dire? Fa la mamma con aria misteriosa. Tea non vede l'ora di sapere la risposta. Che oggi dobbiamo preparare il calendario dell'Avvento. Domani è il primo giorno di dicembre e si deve aprire la prima finestrella. E poi si scoprirà come preparano questo calendario. Allora, se questo video è piaciuto, cosa devono fare gli amici? Iscriversi al nostro canale! E spolliciare! Noi salutiamo tutti, ciao. Mandiamo un grande bacio a Silvia Serreli. Sì. Diciamo che è una persona veramente dolcissima, perché a volte ci risponde anche su Instagram. Quindi le mandiamo un enorme bacio. Sì. E cosa le diciamo? Silvia, scrivi tantissimi libri che a noi piacciono tantissimo! Salutate gli amici! Ciao!